avuto un'idea con Tupler e Tanker e non è uno scioglilingua. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ombretta su Arte per te, nuova idea creativa per il designer della casa, per l'arredamento. Devo creare una tenda per il bagno che riprenda le fattezze delle mie maioliche, delle mie mattonelline, e allora mi avvalgo della tenda Tupler dell'IKEA. Questa l'ho comprata a 24 euro ed è una tenda 123 cm x 129 cm. Sono quelle tende a scorrimento che occludono totalmente il passaggio della luce. A me non servirà per ostruire la luce, ma semplicemente per coprire un soffitto ribassato all'interno del quale io vado a mettere tutte le cose del Natale, quindi lo uso un po' come ripostiglio e non mi piace che si vedano le scatole da fuori. Ma per rendere l'idea vi faccio vedere la foto. Ho deciso, per non lasciare un fesso bianco o discostarmi troppo dallo stile del bagno che ho appena rifatto, di ricreare su questa tenda uno dei motivi che c'è anche nelle mie finte cementine che ho messo in bagno. Però è un modello molto difficile perché è un geometrico irregolare. Il geometrico irregolare è un geometrico molto difficile da riprodurre a mano libera e allora approfitto di una collaborazione. Di recente mi hanno inviato un nuovo proiettore, perché io avevo provato col proiettore tempo che avevo in possesso e che vi avevo recensito tempo fa, ma non veniva bene perché alla distanza a cui dovevo porre il proiettore mi sgranava tutta l'immagine. Mi hanno proposto un nuovo proiettore e ho preso la palla al balzo. Questo è il proiettore Tanker, un mini proiettore che adesso vi faccio vedere in dettaglio, che mi è stato inviato e viene venduto su Amazon. A chi fosse interessato il link lo metto proprio qua sotto nell'info box. Sì, è una collaborazione. Questo mi è stato mandato e naturalmente lo provo in video perché mi è tanto piaciuto. Mi è tanto piaciuto perché mi ha risolto questo problema. Sapete che io non amo usare il proiettore per dipingere i quadri, lo trovo un bluff, ma per dipingere delle cose di design, di abbellimento della casa, io invece lo trovo un valido aiuto, specialmente nei geometrici regolari come in questo caso, oppure quando dobbiamo proiettare dei disegni a soffitto o a parete per abbellire delle pareti. Uno fa il disegno piccolo, lo mette in file, dopodiché proietta sulla parete e la sinopia è bella e fatta in un attimo. Quindi è veramente un alleato per il lavoro del decoratore, più che del pittore il proiettore. Fa pure rima, vabbè. Ma adesso vi faccio vedere come io proietterò questa mia cementina in una composizione un po' più allargata, perché la cementina è quadrata, mentre io devo fare uno spazio rettangolare, e vi faccio vedere come viene nitida e netta la proiezione a una distanza di 4 metri. Questo è molto importante, ragazzi, perché vuol dire che anche se dovete fare un soffitto, basta orientare il proiettore, lui non tradisce la forma, non le dilata, non le distorce e vi permette di riproporre tutto quello che avete in file nella maniera più ottimale. Andiamo a vedere come collego il proiettore al PC per mandare il tutto e poi vi faccio vedere come decoro la mia Tupler, perché è un video tecnico creativo, diciamo così. Ok, questo è il piccolo proiettore della Tanker, guardate, è proprio piccolissimo. Questo a me interessa veramente molto che sia piccolo, perché i creativi hanno sempre un sacco di cose. Siccome me lo devo portare anche in ambienti esterni, al lavoro, per esempio quando devo decorare un soffitto, faccio un esempio tanto per, mi interessa che sia compatto e piccolo. È anche molto elegante, devo dire, e ha anche un'ottima risoluzione audio. Qua c'è il suo tappo per coprire l'obiettivo e qui c'è il piedino a vite per alzarlo o abbassarlo un po'. Qui i comandi di settaggio e via discorrendo, sono semplicissimi e molto
più intuitivi. Questo serve per inclinare l'immagine, mentre questo invece per mettere a fuoco. E questo è il cavetto HDMI, che non è incluso nel proiettore, questo ve lo dico, non è incluso, è comunque, di solito chi ha un PC a casa ce l'ha questo, e adesso l'ho inserito in questa postazione. Ho fatto tutto io, non è che mi ha aiutato Gabriele, nella maniera più assoluta, e poi adesso vado a inserirla nell'apposito alloggiamento sul mio PC. Bene, a questo punto magicamente il collegamento è avvenuto. Io preparo l'immagine, eccola qua. Adesso accendiamo il proiettore col tastino start, quello col cerchietto e la stanghetta, quello classico, la lucetta diventerà verde. E adesso settiamo la fonte d'ingresso. Arriva in dotazione anche il telecomando, quindi arrivano anche le simpatiche istruzioni senza le quali io non avrei detto metà delle cose che vi ho detto. Eccole qua, in italiano, che emozione, non ci sono quasi mai. Bene, questo è quello che dovete fare. Vi faccio vedere anche come scegliere l'ingresso, settare il proiettore. Si preme questo tasto, l'esterno destro. Dai, io premo e accade questo. Ecco, vedete, ci sono le varie possibilità: PC, AV, HDMI, USB, TF. Noi abbiamo detto che siamo HDMI, quindi si preme OK. Con questo si sale e si scende, quindi arrivati si preme OK e il nostro proiettore proietta l'immagine. Adesso spegniamo le luci e vediamo come si vede. Ciao, io sono qui. Allora, cominceremo. Avete visto? Questo è il mio pannello, da qui comincia la mia tenda, l'ho centrata sul cavalletto in modo che io abbia anche il centro preciso, e guardate questo proiettore, che bella immagine che proietta, bella netta, nitida, in modo che io possa con questa pennetta, che è una Stabilo Point 88, e comincerò a ricalcare tutta l'orma. Quando compilate per copiatura da proiettore dovete andare da sinistra verso destra, perché così man mano poi chiuderete con l'ombra e non vi occluderete nessuna parte del disegno. Quindi adesso non rimane che fare la seguente: ricalcate, mettete la penna bella lontana dal vostro dito e cominciate così grossolanamente a riprendere tutte le righe. Naturalmente capirete bene che fare a mano libera un disegno di questo genere vi farebbe perdere un sacco di tempo, anche perché è un geometrismo irregolare. La cosa bella di andare col proiettore è che voi vedete il vostro tratto, quindi non state disegnando alla cieca. E anche i colori, come potete vedere, sono fedeli alla realtà. Ora vi faccio vedere il file da cui sto copiando il disegno e vi accorgerete che anche il colore è fedele. E anche questo è molto importante, perché io qui non dipingerò con un proiettore, però per vedere la bellezza della composizione in forma ingrandita è importante, perché certe volte noi facciamo delle cose che ci sembrano belle in formato piccolo e poi portate su grandi superfici sono una cafonata o proprio non ci piacciono più cromaticamente. Invece così abbiamo anche il senso del finito del nostro lavoro. La ventola non è troppo rumorosa, è costante, è acceso da un bel po' il mio, perché abbiamo fatto delle prove prima per essere certi che fosse in video, fosse in camera e via discorrendo, e non ha variazioni di tono. Sapete quei picchi che ogni tanto hanno le ventole quando il prodotto si surriscalda? Devo dire, questo non dà di questi problemi, quindi non è fastidioso durante le sessioni di lavoro. Credo di aver disegnato tutto. Ed ecco qua, il nostro lavoro bello e finito in 4x48. Guardate come sono venute bene tutte le cose. Adesso naturalmente sta a noi andarle a definire con un pennarello, qualcosa che circoscriva meglio il colore, e poi andare su a pittura. Io lo farò ad acrilico e naturalmente lo farò con voi, perché questo è, non ce lo dimentichiamo, un benvenuto, un
Ikea con Hublur, e nel frattempo ho avuto anche il piacere di farvi vedere come funzionasse questo proiettore mini LCD video proiettore della Denker. Vi metto tutti i riferimenti qua sotto se dovesse mai servirvi un video proiettore. Ed eccomi qua pronta per dipingere, sono piegata tipo squat, ho i miei colori acrilici, sto usando The Master Acrylic della Ferrario come sempre, e sono una selezione di bruni, bruno di Marte, terra di Siena naturale e ocra gialla naturale, poi un rosso cadmio scuro, un blu indaco, il bianco titanio e naturalmente il nero, e con questi colori dovrei avere tutta la gamma completa. Userò poi una spugnetta che taglierò in pezzettini e un bel po' d'acqua. Ovviamente mi avvarrò anche di pennelli di poco conto. Come vedete ho preso una porzione della tenda lasciando in basso il bastone. Non so se riuscite a vederlo dall'altra parte, ma ho tagliato un pezzo di tenda lungo e poi taglierò anche il bastone perché a me ne serviva soltanto 1,10 m di larghezza le 2,20 che era la tenda, e adesso comincio a definire i campi con l'acrilico. Quindi ho qui l'ocra, il terra di Siena, il bruno di Marte e una punta di rosso e mischio tutto insieme, definisco bene i margini. Arrivati a questo punto, per far vibrare il colore vi faccio vedere come faccio. Così come farò con questo colore, farò con tutti. Ok, strappo la spugna e la bagno. Quindi prendo un po' di nero, lo aggiungo al colore della tavolozza e sporco la spugna prima con del nero e poi anche con l'ensemble di colori della tavolozza. E poi la spugna deve essere piccola perché non deve uscire dai margini. Questo darà coprenza e nello stesso tempo profondità. Ok? E continuo così con tutte le mie figure. Aggiungo sempre, sempre del nero al colore di fondo che vado a preparare. Io adesso continuo, poi ogni colore di fondo nuovo mi fermo e vi dico come lo preparo. Ok, fatta la prima campitura, ora completo tutti gli elementi di questo colore. Eccoci qua, guardate che bello, tutto quanto colorato. Adesso non dirà nulla, però tra un pochino dirà qualcosa. Proseguiamo con la seconda campitura di colori, metto sempre lì la mattonella per vedere, e io proseguirei proprio con quel celestino che mi piace tanto, per poi passare ai bianchi che darei da ultimo. Adesso con un po' di nero, un po' di blu indaco e un po' di bianco preparo questo tono di azzurro. Vi faccio vedere la tavolozza, ecco, è questo qui, e adesso vado a riempire le zone che erano azzurre. Okay, anche gli azzurri sono fatti. Adesso con una spugnetta nuova ripasso sui miei azzurri, bagnandola ben bene e sporcandola di azzurro e un po' di nero. Fatto tutto, nelle campiture che sono rimaste bianche devo andare con copioso bianco e una punta di nero. Però il nero non lo metterò in maniera omogenea, ma andrò a picchiettarlo con una spugna nuova. Essendo già bianca la base, è inutile perdere tempo e rifare il bianco di fondo. E piano piano, vedete, riempio tutte le campiture con questo grigio. Con la spugnetta stessa liscio anche i margini, coloro dove devo colorare e poi picchietto. Ed ecco il risultato finito a luce naturale. Con la luce naturale lo vedrete soltanto qua, perché poi quando scatterò la foto in loco ci sarà un tempaccio, quindi vedrete la luce artificiale. Ma guardate com'è venuta bella!
ha quel sentore di caldo e accogliente che fa arredo anche solo lei, anche solo la tenda riempie un po' di più il bagnetto. Adesso andiamola a montare sul tubo della tenda. A questo punto, fatta la tenda e dipinta tutto, dobbiamo pensare a come appenderla. Questa è il tubo su cui si arrotola Tuplur e a me tutta questa tenda è avanzata, non servirà, quindi adesso la stacco, taglierò il tubo a 1,10 m, mi pare fosse, quindi praticherò una piccola apertura per fare in modo che si possa inserire. In pratica cosa farò? Ho la parete molto stretta, quindi metterò un chiodo a destra e un chiodo a sinistra, così, e farò in modo che da una parte questa entri così e quindi si inserisca, mentre dall'altra entri da un forellino praticato e poi io girando il tubo rimanga incastrata dentro. Adesso quindi stacco la tenda dal tubo. La tenda è tenuta da uno scotch potente, uno scotch adesivo potente che io non eliminerò ma che userò per far attaccare la tenda perché la guida è bella dritta. Quindi assicurerò poi tutto con della colla a caldo e se sarà necessario anche con della colla acetovinilica. Con un metro ho segnato la misura che voglio eliminare dal mio tubo. Ok, tagliato una delle parti, devo praticare un foro. Questo l'abbiamo fatto col seghetto a mano ovviamente e adesso con l'altra, con la tenaglia, pieghiamo in dentro e abbiamo così l'occhiello per far infilare il chiodo. Adesso prendiamo la tenda, comincio ad attaccare la mia tenda che ho tagliato stando attenta a rimanere dritta. Non io, la tenda. E la attacco da principio sullo scotch che già era in dotazione. Ora ne tiro su un pochino e con la colla a caldo fisso. E arrotolo perché io quando ho fatto la tenda ho preso dei centimetri in più per disavanzo. Mi accerto che la scassatura praticata sia posta verso il basso, quindi così, srotolo leggermente e adesso con la colla a caldo chiudo il lavoro . Vado veloce ragazzi e giro. Ok, dovremmo essere pronti per appendere la nostra tenda. Andiamo in bagno e vediamo se ci riusciamo. Certo, una grande differenza rispetto a prima. Riprende i moduli del bagno, eccola là in fondo la mattonella. Uno entra, non vede più quel marasma, ma vede appunto una cosa fatta ad arte, diciamo così. E così una tenda dell'IKEA bianca e senza nessuna personalità rientra in un contesto di designer di un luogo. Bene, basta così, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Sono proprio contenta, da una tenda anonima dell'IKEA a una tenda personalizzata arte per te. Sono proprio contenta e sono anche proprio contenta di aver accettato la collaborazione con te. Grazie a Gabriele e al suo amore per le cose tecnologiche ho potuto provare questo mini LCD video projector tracker. Raccomandato, è buono, non mi hanno pagato per fare questa recensione, certo mi hanno regalato il proiettore ma non mi hanno pagato e non avevo il vincolo di fare il video, quindi mi hanno detto solamente provalo e poi vedrai. E devo dire che io molto dopo, quindi dopo più di 3 mesi, però questo video lo faccio con piacere perché vi faccio conoscere uno strumento che può essere utile per il lavoro di un decoratore e quindi sono e anche di un pittore qualora voglia accelerare il proprio percorso di pittura, e quindi tutte le info box le trovate qui sotto, ma solo se vi interessa, non perché ne sto parlando io, solo se vi serve e vi interessa ragazzi. Questi sono video che servono per fare vedere dei materiali all'opera, degli strumenti all'opera, non sono video pubblicità, nel senso se vi interessa, se un domani dovete fare una cosa andate a cercare, dice ah, Ombretta mi ha parlato di quello, di Ombretta mi fido, io spero che vi fidiate, quindi perché no? Bene, basta cianciare, vi aspetto sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori una K, e soprattutto vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima, ciao!